Ok, oggi vediamo di riassumere velocemente le proprietà dei gas. Perché proprio i gas? Perché i gas sono un sistema. Mi sentite se parlo con la mascherina? Sistema termodinamico. Termo coinvolge la temperatura, dinamico cambia, evolve, può cambiare. Per il sistema termodinamico è un concetto molto generale, praticamente tutto è un sistema termodinamico. Il gas vediamo che è un sistema particolarmente semplice, nel senso che è caratterizzato da poche grandezze, tutto sommato. E le grandezze che caratterizzano questo tipo di sistema sono quelle che ci servono per studiare gli scambi del sistema con l'ambiente di calore ed energia. Praticamente il nostro gas lo rappresentiamo contenuto in un contenitore a tenuta ovviamente di dato volume. Possiamo misurare su questo sistema la temperatura, la pressione e la quantità di gas contenuta sull'interno. Per un attimo precisiamo meglio questo. Diciamo la massa. Queste grandezze che sono utili a definire in quali condizioni il sistema si trova, vengono chiamate variabili di stato. Per stato si intende le condizioni fisiche nelle quali il sistema si trova. Ok? Questo principalmente in vista di quali trasformazioni è in grado di eseguire o di subire. Normalmente queste non sono grandezze qualsiasi, okay? Cioè sono legate. Il loro legame si chiama equazione di stato. Cioè un'equazione che coinvolge queste grandezze e quindi fissa la relazione di ciascuna con le altre. Questa relazione prende il nome di equazione di stato. Perché dicevo che il gas è un sistema semplice? Perché è un'equazione di stato tutto sommato semplice. Dovrei dire in realtà gas ideale, però non ci vediamo per un attimo. Ok? Il volume non serve discutere più che tanto, ma è la grandezza di spazio occupato dal gas. Normalmente è il volume del contenitore che lo trattiene. E il gas è un sistema fisico che ha la proprietà di occupare tutto il volume che gli è disponibile. La temperatura, avete sicuramente visto il concetto di temperatura del biennio, è una grandezza fisica molto importante, okay, che prima della teoria cinetica si dice che la temperatura è quello che misuri col termometro in sostanza, cioè una definizione che fa appello a se stessa, è ciclica. È una grandezza fisica legata essenzialmente a processi che avvengono in relazione allo stato di aggregazione del sistema. Attenzione, stato di aggregazione e stato in questa frase sono due concetti leggermente diversi. Ok? Qual è l'utilità della temperatura? Temperatura è un parametro fisico fondamentale perché dà modo di descrivere lo stato del sistema e di descrivere quantitativamente le sue trasformazioni. Quando lo stato cambia, si parla di trasformazione. Ogni volta che il sistema passa da uno stato ad un altro, diciamo che il sistema ha subito una trasformazione. La grandezza di temperatura la si misura in base ai suoi effetti soprattutto macroscopici. Abbiamo visto che
Se io prendo un pezzo di ghiaccio, okay, e lo metto in una pentola sul fornello e lascio passare un certo periodo di tempo il fornello acceso, allora la temperatura del ghiaccio, che a un certo punto sale, la negativa qui c'è la temperatura, rimane costante per un certo periodo, poi risale, di nuovo rimane costante e poi risale. Questi pianerottoli, queste fasi costanti, sono i passaggi di stato. Meglio si direbbe passaggi di stato di aggregazione, non questo stato, ma questo sono due cose veramente diverse. Durante il processo di stato, fusione il ghiaccio, cioè da solido a liquido e da liquido ad aeriforme, ebollizione, la temperatura rimane costante. Questo ci dice che la natura ha scelto questi processi per definire, cioè, in questi processi la natura decide che la temperatura non cambia, d'accordo? E per questo vengono usati per fissare le scale termometriche. Per questo sono battaglie di stato, perché durante quel processo la temperatura non cambia. Quindi, tra virgolette, ha qualcosa di speciale. Quindi conviene riferirsi a questo. Per convenzione, qui parliamo prima della scala Celsius, al passaggio di stato in cui l'acqua distillata passa da solido a liquido si dà un valore di 0 gradi. Mentre al passaggio di stato dove la temperatura dell'acqua passa da liquida ad aeriforme, a vapore, è un valore di 100 gradi centigradi. E poi la scala è suddivisa in un numero adeguato di parti. D'accordo? Fissati i due riferimenti principali, ho bisogno di un sistema che sia in grado di mostrarmi come o quanto meglio cambia la temperatura, quindi ho bisogno di un termometro. Che cos'è un termometro? È un dispositivo che consente di rilevare quanto la temperatura cambia, rispettando questa convenzione. Il termometro è basato quindi su due principi. Il primo, la scala termometrica è fissata in base ai passaggi di stato. Questi numeri, ripeto, sono convenzionali. Okay? Nulla toglie che io dia questo il valore di 75 e questo è 328. Chi me ne impedisce? Scelgo numeri di conto. Il secondo principio è l'effetto della variazione di temperatura. Quando la temperatura cambia, normalmente i corpi si dilatano. In particolare i metalli. All'interno di un certo intervallo di temperatura, la dilatazione è proporzionale alla variazione di temperatura. La dilatazione sia lineare che volumica, con coefficienti particolari. Ok, quindi il termometro a mercurio ha un'ampollina dove è contenuto il mercurio e questa ampollina col mercurio viene messa in equilibrio termico, un altro concetto chiave. Faremo magari dopo, no, perdo il filo. Viene messa a contatto termico con del ghiaccio in fusione e si fissa la quota di mercurio nell'ampolla a 0 gradi centigradi. Diciamo qui c'è lo zero. Poi la si mette in equilibrio con l'acqua in ebollizione e si fissa il 100. E poi si ha la scala termometrica in Celsius, che sto dividendo l'intervallo in 100 parti. D'accordo? Ovviamente le sostanze solide come i metalli hanno coefficienti, cioè hanno relazioni tra variazione di temperatura e dilatazione particolari che dipendono dalla sostanza. I gas, che anche si comportano in modo analogo, hanno una specialità,
che i metalli non hanno. Mentre il metallo ha coefficienti, si dice, di idratazione specifici di ogni sostanza, il rame è il suo, l'oro è il suo, il mercurio è il suo e via dicendo, per il gas il coefficiente è sempre lo stesso, non cambia. E questa è una cosa notevole. Ok? Tutto chiaro, questo è proprio per dare in velocità, ditemi se dico cose che non sapete o che non seguite. Questo è quello che chiediamo per temperatura. La natura fisica di questa grandezza è interpretata e spiegata dalla teoria cinetica che faremo a breve, non so se oggi o la prossima volta. D'accordo? Cosa possiamo dire della pressione? La pressione è anche una grandezza, volume, temperatura, sono scalari. Grandezze fisiche definite da un numero e un'unità di misura. Che cosa possiamo dire della pressione? La pressione è anche uno scalare definita come la forza diviso l'unità di superficie. Se la pressione sia importante, ve lo dice una considerazione molto semplice. Se io esercito una pressione col dito sul muro, il muro non buco. Ma se tra il mio dito e il muro metto la puntina del disegno ed esercito la stessa forza, il muro riesco a bucarlo. Perché? Perché la stessa forza è concentrata su una superficie molto più piccola, quindi esercito una pressione molto più alta. Ok? Attenzione, cosa fondamentale e non intuitiva, mentre la forza è un vettore, la pressione è uno scalare. L'affermazione la pressione è uno scalare è un altro modo di affermare il principio di Pascal. Cioè, se io esercito su un fluido, torniamo al caso del mercurio per esempio, se io su questa superficie esercito una forza, la forza si distribuisce, quindi la pressione aumenta, in tutto il fluido, indipendentemente dal punto e dalla direzione. Cioè l'aumento di pressione è lo stesso dappertutto. Ok? Oppure, se preferite, immaginate di un sistema didattico che si utilizza per misurare la pressione è questo. Ho un cilindro con un pistone mobile, nel cilindro c'è una molla. Se lo metto in un fluido, posso misurare la pressione del fluido semplicemente calcolando la compressione della molla, ok, divisa per la superficie del pistone. Se questo sistema, intanto più questo si schiaccia, tanto più è grande la forza che il fluido esercita su questo circoletto. Se metto questo sistema in acqua, mi butto in mare, vado a fondo, e lo ruoto, questa compressione, cioè lo schiacciamento della molla, non dipende da come è orientato il cilindretto, che è la stessa in tutte le direzioni. Principio di Pascal. Invece la pressione, cioè la compressione di questo cilindretto, dipende da che profondità mi trovo. Questo normalmente, qua, sulla superficie del mare, se sono a profondità H, la pressione in questo punto dipende da quanta acqua ho sulla testa. Legge di Sterlino. La pressione a quota H vale la pressione atmosferica sulla superficie più densità del liquido, in questo caso dell'acqua di mare, per G per H. Quindi se faccio un grafico profondità-pressione, trovo una relazione lineare. Quello che noi chiamiamo legge di Sterlino in realtà è il principio di Archimede. Il famoso principio di Archimede che ho trovato sul libro di testo, che dice che un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso dell'acqua spostata, quello è un teorema. Archimede l'ha dimostrato, non l'ha assunto sperimentalmente. Invece ha assunto come principio questa proprietà.
cioè porzioni diverse di liquido che siano a contatto tra di loro, cioè che siano una confinante con l'altra, sono in equilibrio se sono alla stessa pressione. E questa pressione dipende da quanto liquido ha sulla testa in verticale, che è la linea di stendita. È interessante il fatto che Archimede, utilizzando questo principio, è riuscito a dimostrare che la Terra è una sfera, studiando come fanno le navi a galleggiare, ha dimostrato nel 220 avanti Cristo che la Terra è una sfera. Non divagiamo. Massa, o meglio ancora, quantità di gas contenuta nel volume. Qui in realtà, tra un attimo, anziché parlare di massa, parleremo di numero di particelle. Per questo fa parte del cuore della teoria cinese, che vediamo tra un attimo. Posso cancellare? Il legame tra le grandezze che caratterizzano il nostro sistema, il gas, cioè l'esplorazione delle equazioni di Stato, avviene storicamente, sperimentalmente. Cioè, io prendo, concludo, legge di Stevino, che è alla base del principio di funzionamento del barometro, è quella che viene utilizzata per misurare la pressione, per costruire i manometri. Abbiamo il nostro cilindro di gas, lo metto in comunicazione con un vicino dove ho un liquido speciale, che potrebbe essere acqua o olio, quello che sia, in base al dislivello tra le due colonne di mercurio con nel ramo in comunicazione con il gas e nel ramo in comunicazione con l'aria, questo dislivello, che è H, mi permette di misurare la pressione interna. Ok, perché a parità di quota la pressione è la stessa, quindi qui agisce la pressione dovuta a questa colonnina più quella atmosferica. Oppure alcuni strumenti misurano ad esempio solamente questa differenza. Se avete un misuratore di pressione casalingo, domestico, quello che si usa di solito a scopi medici, quel misuratore di pressione misura la pressione in relazione all'atmosferica, misura la differenza tra pressione sanguigna e pressione atmosferica. Fa una misura, come si dice, di differenza. Ok? Questo è un manometro. Se si incarica di misurare la pressione dell'aria anziché quella del gas, si chiama barotro. Cioè misura, tra virgolette, quanto pesa l'aria, baron è peso, metro di misura. Allora, prendiamo il nostro gas, misuriamo la temperatura, misuriamo il volume e decidiamo di cambiare la temperatura, per esempio scaldandolo. Ok? Teniamo fisso il volume del gas, quindi blocchiamo questo pistone, andiamo a fare diverse misure di pressione in funzione della temperatura. Ci accorgiamo che l'aumento di pressione è proporzionale all'aumento di temperatura. Se fissiamo la pressione di riferimento, la temperatura di riferimento iniziale, allora il nostro temperatura pressione, questi dati ci dicono, distribuiscono solo lungo una retta, dove per esempio qui si la prolungo verso lo zero, ecco, qui ho P0, qui ho P0. Il coefficiente angolare di questa retta, in realtà il coefficiente angolare relativo, è lo stesso per tutti i gas. La relazione ha una forma lineare, una forma analitica del tipo P, che vale P0, ok?
per 1 più alfa delta t. Questo alfa è il coefficiente di variazione della temperatura, che non dipende dal gas, e delta t è t meno di 0. Okay? Se uso volumi diversi di gas, ho reti analoghe, ovviamente avranno di zeri diversi. Una cosa fondamentale è il fatto che se io li prolungo all'indietro, cioè verso temperature basse, e questo non è ovvio, tutti convergono nello stesso punto. Analiticamente è l'equivalente di dire questa è l'equazione di una retta, d'accordo, perché è di primo grado, dove interseca l'asse della scissa. Tutte le rette per gas diversi indicano circa lo stesso punto. Quale sarebbe? Beh, è il punto in cui qui avrei pressione nulla. Ok? È chiaro che non posso andare sotto a questo. La pressione negativa non è definita. D'accordo? Questo punto, scelto, indicato da tutti i gas, fin tanto che il loro comportamento è questo, viene usato come scala di riferimento per una nuova scala termometrica. Non più i Celsius, ma i Kelvin. In questa scala tutta questa grandezza diventa la nuova temperatura riferita a questo punto, che è lo zero della pressione. Per cui se T è 0, P è 0. Siccome alfa è 1 su 273 gradi al meno 1, è facile vedere che lo 0 gradi Celsius corrisponde a 273 gradi Celsius, 0,15, ma insomma possiamo stare a 0,15. O viceversa, lo 0 K corrisponde a meno 273 gradi centigradi. La scansione, attenzione, è molto importante, di un grado, un delta T pari a un grado Celsius è identica a un grado, ma questo è un grande vantaggio. Cambia solo l'origine. Ok? Questo numero, che quindi non è frutto di convenzione, okay, perché qui si annulla la pressione, e questo si chiama scala assoluta. E questo prende il nome di zero assoluto. Analoga proprietà ce l'ho se mantengo la pressione costante, quindi lascio libero il pressione di muoversi, e scaldo il gas. Quindi ho pressione costante e relazione volume-temperatura. Se qui metto il volume al posto della pressione, ho un comportamento del tutto analogo. Anche perché in quel caso è proporzionale a delta T, per una legge lineare di questo tipo, V uguale a V0, per eccetera eccetera. Ok, quindi in termini di temperatura assoluta, la pressione è proporzionale alla temperatura, a volume costante, il volume è proporzionale alla temperatura, a pressione costante. Che succede se la temperatura è costante? Beh, non penso di dire niente di nuovo, ricordandovi che nel caso di temperatura costante la pressione è proporzionale all'inverso del volume. Legge di Boyle, prima e seconda legge di Bailey-Lussac, legge di Charles, secondo preferite. Ok? Tutto chiaro? Vado veloce, ma penso che queste cose già le avete viste, per esempio forse anche le corse di chimica, non so. Tutto questo si può riassumere dicendo che il prodotto tra pressione, volume fratto temperatura è una costante. Cioè le tre variabili P e D sono legate a questa relazione.
Questa costante da cosa è costante per qualsiasi tipo e quantità di gas? Risposta no. È legata più che alla massa, al numero di particelle che contengono il gas. Inizialmente la teoria non atomistica metteva in quel punto un legame con la massa. Parallelamente all'analisi sperimentale delle proprietà del gas che ha condotto a questo, la riscoperta o il riutilizzo dall'epoca antica all'epoca 600-700 della teoria atomica ha mostrato che un modo semplice per interpretare le proprietà chimiche della materia, cioè la formazione dei composti, per pensare che la materia è fatta di particelle elementari che possono comporsi e formare i composti, le molecole, e che è tra virgolette possibile interpretare le combinazioni di masse o volumi diversi di gas, dicendo che gas, attenzione, di natura diversa, ma nelle stesse condizioni di pressione, volume e temperatura, contengono lo stesso numero di componenti, atomi o molecole che fossero. Questa è la legge di Avogadro. Questo numero, il quante particelle ci sono, ad esempio a pressione in atmosfera, a temperatura di 0 gradi centigradi e in un dato volume, okay, è un numero che ha richiesto molto tempo per essere misurato. Il primo che l'ha azzardato è stato l'Osmic, il fisico viennese. La misura vera e propria è legata al lavoro di Einstein e di Perrin. Da quel lavoro, 1905-1906, il numero di Avogadro vale 6,022 per 10 alla 23. Tecnicamente cosa significa? Se io prendo un gas particolarmente semplice come quello ideale, alla pressione di un'atmosfera, cioè 10 alla 5 Pascal, Pascal è il Newton su metro quadro, di 22,4 litri a 0 gradi centigradi o 273 Kelvin, trovo che contiene questo numero di particelle, che è un numero molto elevato. Ok? Quindi se posso cancellare qua. Questa grandezza quindi è proporzionale, contiene quante il numero delle particelle che costituiscono il mio gas. La proporzionalità tra n e questa grandezza, proporzionalità legata al numero, alle costanti, alle unità di misura utilizzate, prende il nome di costante K, costante di Boltzmann. Meglio su KB, per non confondere con la costante per esempio dell'elasticità del cuore. Per cui la nostra legge diventa P su K fratto T, che vale la costante di Boltzmann moltiplicata per il numero di particelle. Se questo lo esprimo in multipli del numero di Avogadro, quindi n piccolo volte NA, allora la costante di Avogadro per di Boltzmann per il numero di Avogadro prende il nome di costante dei gas ideali R, n il numero di moli. Domande? Allora, questa legge, che ripeto,
è una legge sperimentale, è il risultato di una serie di esperimenti. Uno abbiamo visto anche l'altra volta con la simulazione del PHIT, dice che pressione per volume su temperatura è una grandezza costante per il gas. Questa costante da cosa dipende? Beh, dipende in realtà dalle unità di misura che utilizzo, il fatto che scelgo di misurare il volume in metri cubi e via dicendo, ma dipende anche da un'altra delle grandezze che abbiamo visto, delle variabili di stato, cioè da quanto gas ho. Come misuro questa quantità di gas? In realtà abbiamo visto che non è importante la massa di gas, ma in realtà è importante il numero di particelle di gas. D'accordo? Questo numero di particelle, se lo infilo nella nostra equazione di stato, mi richiede una costante per mettere d'accordo l'unità di misura. Questo è un numero puro, N, Pascal, metri cubi, Kelvin. E quindi K avrà una certa quantità, quella che è, d'accordo? Posso decidere di esprimere N, il numero di particelle, in unità del numero di Avogadro, che è un numero particolarmente importante in natura. Quindi il numero di particelle è un multiplo del numero di Avogadro. Una quantità di materia, di gas, pari al numero di Avogadro, se ho NA particelle, che ne so, NA atomi di idrogeno, ho una mole. Quindi il numero di particelle espresso in unità di numero di Avogadro prende il nome di numero di moli N minuscola. Ok? Ma allora qui la costante devo cambiarla, perché ho costante di Boltzmann per numero di Avogadro, questo decido di chiamarla R per motivi storici. Costante dei gas ideali. R, se non ricordo male, vale 8, comunque 3, 1, 5, Joule diviso mole e grado Kelvin. Pressione per volume su Joule energia. Ok? Di fatto, siccome posso cancellare qua, supponete di avere, torniamo alla grandezza di partenza, una certa massa di gas. Se ogni massa di gas è formata da un certo numero di costituenti elementari, chiamiamoli nuclei o atomi o molecole differentemente, chiamiamoli particelle, questo significa che la massa totale del gas sarà il numero di particelle per la massa di una singola particella. Ok? Di conseguenza, se ho una mole di idrogeno, quindi la massa molare di idrogeno, per esempio, avrò un numero di Avogadro, di atomi di idrogeno, quindi qui ho la massa del singolo atomo di idrogeno. Ok? Di fatto si utilizza, si scala se preferite, questa grandezza in unità di massa atomica dicendo che se ho una mole di idrogeno, dicendo mole specifico questo numero, allora la massa di quella quantità di materia è identica al numero atomico in grammi. L'atomo di idrogeno come è fatto? Qui facciamo un balzo enorme in avanti, ma non fa niente. C'è un protone e un elettrone. Questo conta come un 2000esimo della massa totale. E quindi l'unità di massa atomica è 1. Prendo un riferimento alla massa di questo elemento che è il più leggero.
Di conseguenza, se dico che questo misura un grammo, fisso, e conosco NA, ho la massa di un atomo di idrogeno in grammi. Basta che divido un grammo, diviso 6 metri da 23. Quello fissa l'unità di massa atomica. Voglio una mole di elio. Una mole di elio, di atomi di elio, sono 4 grammi. Di elio, due protoni, due neutroni, 4 unità di massa atomica. È chiaro il concetto? Perfetto. E così via. Il concetto chiaro è il concetto di mole, questo è molto importante. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Quindi, nella favola abbiamo più o meno descritto, posso cancellare quello che intendiamo con equazione di stato, che può essere scritta in questo modo, la pressione del nostro gas per il suo volume vale la costante dei gas ideali, per il numero di moli, per la temperatura. Attenzione, qui questo è corretto solo se T è in Kelvin, se no questo è sbagliato. Oppure numero di particelle, costante di Boltzmann, temperatura solo, sono equivalenti, posto che R uguale costante di Boltzmann per NA. D'accordo? È chiaro, per esempio, che una prima considerazione che posso fare è, se ho un gas che non è un gas di una sola specie atomica, metti che qua dentro ho sia idrogeno che elio, che occupano lo stesso volume per proprietà dei gas che si espandono per il volume, e sono in equilibrio termico, che hanno la stessa temperatura, sono a contatto termico. Allora è chiaro che la pressione parziale, cioè quella del solo idrogeno, è proporzionale a quanti atomi di idrogeno ho, e così via. Legge delle pressioni parziali. Quindi è una questione molto semplice, se vedete, che permette di riassumere tutte le proprietà base dei gas, dei gas ideali. In che senso questo gas è ideale? Perché questo comportamento, come praticamente tutte le leggi della fisica, descrive il mondo reale, ma solo in certi intervalli di parametri. Per esempio, qui dentro non c'è nessun passaggio di stato. È quello che differenzia gas e vapore. Il vapore, se lo comprimo, posso cambiare lo stato, il gas, se lo comprimo, non cambia di stato. Per contenere anche quello c'è bisogno di equazioni di stato più complesse. Ok? Questa relazione è facilmente descrivibile in termini grafici, dove ho lasciato lo strato eccolo qua, utilizzando il piano di Clapeyron, cioè il piano PV, di pressione e volume. In realtà ci sarebbe un terzo asse, che è la temperatura. In questo piano ogni puntolino descrive uno stato.
cioè un set di coordinate, pressione, temperatura e volume, che definiscono lo stato del gas a parità di n. Qualsiasi spostamento di questo punto, ne so questo, è una trasformazione. Il gas cambia di stato. In questo caso, per esempio, se è descritto in questo modo, con un segmento verticale, questa è una trasformazione che avviene a volume costante, cioè una isopora. Isos, lo stesso, cross volume. C'è un segmento orizzontale, è un'isovara, stessa pressione. Un isoterma è un arco di iperbola, PV costante, e così via. Sono quelli elementari che rivedremo quando faremo le leggi della termodinamica. Ok? Quanto tempo ci rimane, scusate? 10 minuti. Perfetto. Posso cancellare? Molto bene. Se riusciamo a fare qualche esercizio. Finora tutto quello che ho scritto alla lavagna è fenomenologia, cioè è una descrizione analitica, d'accordo, ma di fatti sperimentali. Non fa appello a nessuna teoria più profonda. La volta prossima vedremo come si lega questo, che è il primo scalino della termodinamica, all'interpretazione microscopica, cioè la teoria atomica. Per adesso, nei pochi minuti che mi avanzano, contavo di fare qualche esercizio dal testo sulle proprietà dei gas. Mettiamo per esempio, che ne so, pagina 369, in quel ritorno, dice: se si vuole diminuire il volume di un gas ideale del 5%, aumentando la pressione a temperatura costante, aumentando la pressione a temperatura costante, il volume anche aumenta, quanto deve essere la pressione? Quanto deve aumentare la pressione? E qui la chiave di volta è l'equazione di stato. Se la temperatura è costante, quello che ho qui a destra non cambia. Chiamiamolo costante. Il gas cambia con un isotermo. D'accordo? Se voglio che il volume aumenti o diminuisca, cosa ho detto? Diminuire il volume del 5%, chiamiamo questo V0, V0 diventerà V1 e V1 sarà del 5% più piccolo di V0, giusto? Quindi qual è il rapporto tra V1 e V0? Beh, V1 sarà 0,95 volte V0. Ogni 100 parti ne tolgo 5, mi rimangono 95 parti. Non so se è chiaro questo. Quindi, nel nuovo stato, lo stato 1, questo è
il prodotto P1 P1 è lo stesso. Di conseguenza la nuova pressione nello stesso termo sarà P0 P0 fratto P1, quindi è P0 fratto 0,95, che viene, non me lo ricordo, fatemi vedere cosa avevo calcolato, c'è una calcolatrice da qualche parte, anzi ce l'ho, 1 diviso 95 viene 1,0526 di 0. Quindi l'aumento della pressione è più grande del 5%, perché 1 punto, se fosse così sarebbe aumento del 5%, ma è di più. Quindi l'aumento della pressione non è esattamente questo. Uno pensa, beh, se sono proporzionali, di tanto aumenta uno, di tanto aumenta quell'altro, e viceversa. Invece se diminuisco il volume del 5%, la pressione aumenta più, un poco di più del 5%. Questa qui è circa 5,3%. Rispetto alla pressione dello stato iniziale. Capitini? Oh, grazie.